Questo è un esperimento che si può fare per misurare la densità sconosciuta di un liquido, qui colorato in rosso, conoscendo la densità invece di un altro liquido, come può essere l'acqua, qui colorata in blu. Le due densità sono D e D'. D' è la nostra incognita. Si utilizza il tubo a U, cioè il manometro differenziale, collegato a un tubo di gomma con un bicchierino che viene immerso a una certa profondità H maiuscola all'interno del liquido sconosciuto. Il tubo di gomma rimane tutto quanto pieno d'aria e anche gran parte del bicchierino rimane piena d'aria. Infatti il liquido non riesce a entrare se non per qualche millimetro, qualche centimetro all'imboccatura. Dopodiché il liquido esercita la pressione PC, corrispondente a questa profondità C, sull'aria e l'aria trasmette questa pressione in B. Ecco perché PB è uguale a PC. Inoltre, la pressione esercitata dall'aria in B è uguale alla pressione esercitata nel punto B' che ha la stessa quota del punto B. Perciò possiamo scrivere che la pressione in B', qui ho sbagliato a scrivere questo apice, non ci va, la pressione in B' è uguale alla pressione in B e la pressione in B a sua volta è uguale alla pressione in C. Ora bisogna scrivere la pressione in B' come somma della pressione atmosferica più la pressione dovuta al peso di questa colonna d'acqua di altezza delta H, e questa è la legge di Stevin generalizzata per il ramo sinistro. E scriviamo anche la pressione in C, sempre come somma tra la pressione atmosferica che preme sulla superficie libera del liquido sconosciuto più la pressione dovuta a questa profondità H, cioè alla colonna di liquido sconosciuto fino al punto C, quindi D'gh. La pressione atmosferica si elimina, infatti preme sia a sinistra che a destra, quindi questi due contributi atmosferici si annullano uno con l'altro e si può ricavare l'incognita che dipende dal rapporto fra delta H e H maiuscolo. Facciamo un esempio concreto: se misuriamo che il dislivello creato nell'acqua è di 9 cm, mentre invece la profondità del bicchierino è di 10 cm, allora vuol dire che la densità di questo liquido sconosciuto è i 9 decimi della densità dell'acqua. E per esempio potrebbe essere un olio oppure l'alcol. Possiamo anche ragionare al rovescio: siccome il liquido ha una densità minore di quella dell'acqua, i 9 decimi, allora ha bisogno di una profondità maggiore rispetto al dislivello creatosi nell'acqua per esercitare la stessa pressione. Di quale profondità ha bisogno? Di una profondità che è i 10 noni di quella dell'acqua, perché la densità del liquido è i 9 decimi. Quindi la maggiore profondità, 10 noni, serve a compensare la minore densità, 9 decimi. Viceversa, nel mercurio, un dislivello nell'acqua di 13,6 cm sarebbe generato da una profondità di un solo centimetro nel mercurio, perché il mercurio ha una densità che è 13,6 volte maggiore di quella dell'acqua. Quindi un solo centimetro di profondità nel mercurio genererebbe un dislivello di 13,6 cm nell'acqua.